Ciao a tutti ragazzi da Corazon9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Inazuma Eleven Go Chronostones Tuono. Ci siamo ragazzi con una nuovissima amichevole della Road to Level 99. Ok ragazzi, oggi siamo con delle amichevoli un po' diverse, infatti non siamo con quelle del Mr. Winter Sea, il Remo del passato, ma siamo nel presente con l'amichevole del Preside Farwell. Ancora preside? Non so se sia ancora preside nel futuro, vabbè, comunque penso di sì. Allora, perché? Avevo già fatto ancora ai tempi tante amichevoli, qualcuno appunto ovviamente devo ancora farla perché avevo un po' abbandonato il gioco sinceramente dopo aver finito la serie. Però ci sono delle amichevole molto molto interessanti, tipo questa, le porte inesponibili. Il suo nome è figo, però ragazzi sono a livello 70, quindi sarà davvero molto dura, che vorrei assolutamente affrontare. Quindi andiamo immediatamente ragazzi, senza perdere tempo a fare episodi troppo lunghi. E io vi invito ragazzi a spolliciare tantissimo. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 200 like per il prossimo episodio, mi raccomando. Spolgete tantissimo, appena avete 200 like, prossimo episodio. So che è dura ragazzi, ma so che anche voi amate Inazuma e ce la possiamo fare. Ok, la formazione è sempre quella. Ci sono 7 titolari e sono apparentemente sconosciuti, ma sono di quei buggati, immagino ragazzi. Non ho mai affrontato questa squadra, ma lo so già per esperienza ragazzi, lo dico io. Andiamo con Zanark, dai. Vediamo un po' contro questi mostri. Sono sicuro che sono mostri. Ok. Se siete ancora iscritti iscrivetevi comunque ragazzi, mi raccomando, e spolliciate se non l'avete ancora fatto e muovete col mouse ragazzi, muovete col mouse. Siete schermartero? Muovete col mouse, togliete un attimo lo schermo intero e mettete like. Siete sul cellulare? Togliete un attimo, cambiate visuale e mettete like. Ok basta, divento veramente fastidioso e andiamo subito con Victor, doppio tocco V4. Colpo critico con 507, wow, fortissimo questo doppio tocco. Scatto addirittura. Sembriamo davvero essere più forti rispetto alla Darkseid, per dire. Noi, questa squadra sembra essere invece più debole rispetto alle altre. E mi va bene, per una volta è vero, qualcosa di più semplice, ma anche bene. Ok, meno male. Ah, guardate di quanto, non è così debole, era 307-318, quindi sono forti comunque, fidatevi. Vediamo qua, di poco, non ho tantini di punti, ma attenzione. Ok, ci siamo, a pochi punti Zanark, dobbiamo subito sfruttare l'armatura. Guardate come sono anche forti a pressare ragazzi, torni subito in energia. Ok, armatura di Zanark al Miximax, sì al Miximax. Ok, io sono invincibile. 8-8-6 con l'extra, grandissimo. Vai ragazzi, voglio subito 1-0, voglio un super questa partita. E ci siamo, gol, il gol per la Raymond con Zanark, grandissimo, grandissimo. Ottimo ragazzi, io vi invito anche a spolliciare non solo questo episodio, ma anche gli altri episodi di Inazuma, in generale tutti i video del canale, ma anche andare a rivedere, perché anche se non costituiscono un filo logico, diciamo, cioè non è che uno deve vedere per forza il primo episodio per primo, però comunque ragazzi è figo da vedere, quindi vi consiglio insomma di guardare anche gli altri episodi di questa serie, che deve andare avanti, mi raccomando, quindi mi serve il vostro supporto con tanti pollicioni in su, altrimenti non la porto più, perché è abbastanza difficile da registrare. E quindi a differenza di molte altre serie mi serve molto più tempo, ecco, quindi devo avere un grande supporto da parte vostra. Ok, ci siamo, grande Victor, la mia avvolgente è fortissima, ottimo. Con l'armatura non lo puoi fermare amico, con l'armatura non lo puoi fermare Zanark, armatura Miximax e queste tecniche potentissime, la trivella, il salto, io sono invincibile, mamma mia che forte che è. Attenzione che sta per finire le energie. E attenzione perché adesso il portiere non è solo con lo spirito guerriero, ma anche il Miximax. E tra l'altro io sono davvero molto stanco, intendo Zanark. Infatti farà solamente, si fa per dire, un 838. Vediamo se basterà. Ricordo che punto al super questa partita. Dai, sì. Non strano che non usi tecniche. Gol, gol per la Remo con Zanark. Strano davvero che non usi tecniche il portiere. Davvero strano. Ok. Va bene. Dai dai ragazzi, adesso Zanark sfiancherà veramente fra pochissimo. Adesso quindi cosa posso fare? Posso andare con Victor. Mi servono almeno due gol anche con Victor. Proprio mi servono ragazzi, mi servono. Non funziona la scatola quantina, possiamo andare. Attenzione Zanark sfianca. Vogliamo però l'azione personale forse. No, c'è il passaggio a Zanark. Tanto Victor si propone in modo molto intelligente. Salto esplosivo di Zanark. Vediamo com'è solo una volta, poi l'Italia, perché sennò ci sta troppo tempo. Colpo critico 1451, fortissimo.
No, avevo passato, vabbè. Possiamo fare così. Sperando che non sia troppo forte il passaggio. Muro di roccia addirittura, wow. Ed esplosivo. Il passaggio perfetto per Victor. No, forse un pochino lungo, ma andava benissimo. Mi è piaciuto tantissimo questa idea che ho avuto. Angelo è perduto, ragazzi. Forse potevamo fare un altro passettino avanti, ma fa nulla. 804. Qualcosa perderà per la distanza, però. Diciamo 760 circa. Attenzione alla matura adesso. Adesso fa sul serio, sì. Era 700, guarda, 770 giusto, ok. Morso del serpente. Andiamo un po'. Ah, ragazzi, vedete che sono forti. L'ha preso. Zanar che subito, no, la perde. Ma dopo shock, non devo farmi avanti così tanto. Miximax, allora vai con Fei. Sono sempre i magici tre lì davanti che fanno i Miximax. Addirittura Fei lo uso come esterno. E più avanti forse addirittura Riccardo, Bailong o Arion. Però Fei si propone sempre molto e lo premio. Grandissimo, riesci il proiettile. No, no, ho sbagliato, ragazzi, avete visto, ho fatto, rilasciato in modo errato, vabbè, comunque. Loro sono molto molto alti, allora io li voglio punire, li voglio proprio punire, ragazzi. Dai. Ora, avete visto, non vado subito in attacco, cioè subito a pressare, perché altrimenti me lo frega. Però se aspetto un attimino e poi li vado contro, la cosa migliore. Stop. Con Rolling Stones e andiamo subito così. In mezzo per Victor che è molto più fresco. E stavolta tiriamo bene. Andiamo con l'angelo perduto un'altra volta. Ce la possiamo fare stavolta, dai. 754 solo. Forse si fa sentire un po' la stanchezza, ma va bene. Ancora mosso del serpente purtroppo. Sa quindi che non andrà questo tiro. Invece sì, perché è stordito. E allora c'è il gol della Remo, ragazzi, con Victor Blade. Dai che si raccendono le speranze del 5-0. Ora è assolutamente possibile, anche perché il portiere è sempre più stanco. Ottimissimo. Adesso ragazzi, neanche a dirlo, andiamo subito con l'armatura di Victor, magari aiutato da Zanark. Pressare, dimmi che è Victor. Ok, ottimo. Armatura e nebbia avvolgente, ragazzi. Bisogna fare sicuramente un altro gol con Victor. Bisogna fare un gol con Victor, ragazzi, con l'armatura adesso, finché sarà. Perché come sapete l'armatura fa presto andare via, quindi bisogna assolutamente andare. Per poco lo passavo in velocità, ma va benissimo lo stesso. Abbiamo ancora abbastanza punti. Ce la fa di pochi, immagino. Vediamo di quanto. E comunque abbiamo l'armatura, no? No, di tanto, in effetti, sì. E sbaglio. Cioè, voglio comunque andare avanti, vedete. Solo che sbaglio e tocco, vabbè. Comunque, anche se non siamo vicinissimi, creiamo comunque il doppio danno di fuoco. Doppia dimensione, anzi, sì. Doppia direzione, no? Doppia direzione, sì, ecco. Un pochino perde potenza. Vediamo. E non ce la fa. E allora c'è il gol per la Remo ancora con Victor Blade. Doppietta di Zanark, doppietta di Victor. E 4-0 Remo, ragazzi. Poker 4, grandissimo. E mancano ancora una decina di minuti alla fine del primo tempo. Addirittura potremmo fare il 5-0 qui nel primo tempo. Sarebbe davvero una cosa meravigliosa. Vediamo se riusciamo, sarà davvero difficile arrivare in fondo con l'armatura qua di Victor. Ci proviamo però. Ci proviamo in velocità. Guardate cosa sto provando a fare, ragazzi, avete visto? Sto provando una cosa impossibile. In azione 3 su 3 di Miximax intanto, quindi non posso fare nulla. No, mi ha cambiato direzione lui da solo. Avete visto? Avete visto benissimo. No, qui niente. Niente. Ho ancora 36 punti, quindi potrei riuscire ad arrivare. No, vedete che sono forti, ragazzi. Con l'armatura, col Miximax, il difensore mi riesce così. E con la tecnica anche. Guarda quando mi ha fatto 871. Sono veramente forti comunque. Non statemi a dire qua che sono, erano troppo deboli e vinco per forza. No, ragazzi, sono forti veramente. E c'è una Zanak che sta per sfiancare. Attenzione, colpo critico però. Quindi ancora qualcosa da dire. Sfianca invece come spirito guerriero Victor, mentre Zanak ormai si fa anche come Miximax. Non ce la fa più, poveretto. Attenzione adesso a Ryoma, che è un po'... si è visto poco in queste ultime partite, ma perché è lì in mediana, anche se lui vorrebbe fare più l'attaccante. Quindi la motivazione c'è. Eccolo Victor. Sì, Victor, Zanak. Indietro, indietro. Ah, volevo un passaggio indietro, però a questo punto proviamo a sfondare. Sarà difficilissimo. Infatti lui mi usa probabilmente il muro di roccia.
Attenzione perché fallisce. La carica degli elefanti era. Dov'è Victor? Non lo vedo. Passaggio indietro a caso. No, perché non l'ha presa? Mannaggia ragazzi, poteva esserci 5-0 già qua. Mi spiace, vabbè. Grande Riccardo. Proviamoci, manca poco alla fine. Dai, tiro. No, ho tirato, avevo tirato. Vabbè, avevo un po' rischiato di andare un po' più avanti, però vabbè. Abbiamo tutto un tempo per mantenere la rete inviolata e fare un gol, ovviamente. Quindi ragazzi, allora, io cambierei un attimo lo schema. Come? Metterei qui, qui, Eugene e coso qua, ottimo. Coso. Non ricordavo il nome, ok. Oddio, come si chiama? Eugene. Oh no, ragazzi, mi ricordo come si chiama. Devo ricordarmelo, adesso non dormo la notte. Ecco, Ade, grazie, 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 grazie. Me l'ha suggerito lui. Vabbè. Non voglio indovinarlo da solo. Fai, evochiamo lo spirito. E non mi interessa niente del risparmio, ragazzi. Qua serve solamente fare un gol. Allora, armatura, proiettile e avanti. A tutta birra. Tanto ragazzi, non vedo l'ora che mi arrivi anche la roba al il premio, diciamo così, delle 100 partite vinte, perché non mi devono ancora dare. Guarda quanti ne sto tenendo dietro. Grandissimo, grandissimo Fai. Non mi hanno ancora dato, ragazzi, la roba, l'obiettivo delle 100 partite vinte, ma con tutte queste partite che ho fatto, sia amichevoli, sia quelle che ho fatto nella storia. Tanto colpo critico 1395, wow. E questa come la fermi? Non capisco, ragazzi, dicevo, perché non riesco ancora ad avere 100 per reclutare Nathan, per esempio. Vabbè, non lo so. Comunque ragazzi, non va, e allora c'è il gol per la Raymond con Fei, 5-0. Ora manteniamo la rete inviolata e saremo con la S di Super. Ottimo, ottimo. Serve per la S, sì, perché probabilmente certi trofei, tesori anzi, come abbiamo visto nell'ultimo episodio, per prenderli, insomma, serve avere tutte a S, quindi è importante. Arion, take l'illusorio, quanto invece sta mossa, quindi gustiamocela. Bellissima, eh. Tac, colpo critico 368. Andiamo su, senza paura. E allora su, Wizzere, Wizzere, Wizzere. Sì. E ragazzi, questa partita la voglio dominare. La voglio dominare come ai vecchi tempi. E andiamolo. No, ho tirato. Devo stare zitto, faccio più bella figura. Tiro un tiro? Un tiro, ragazzi, non ero preparato. Non ero preparato. Cazzo, che bella sta mossa di Dvalin. Calcio interdimensionale. Attenzione. Tutti in barriera. Aia, tiro a catena, ragazzi. Non sono pronto. Cioè, se mi fa gol. Se mi fa gol, ragazzi. Non c'è più il super. Quindi devo stare attento. Un po' di brio adesso. Un po' di guizzo frizzo. Attenzione, ripasso di Goldi. E blocca il tiro. Quanto forte è Goldi. Quanto forte è il suo impasto. Super. Una palla in mezzo fra Arion e Bailong. Più per Iron, sì, ciao. Una volta dicevo Iron, vi ricordate? Invece Iron, ovviamente. All'inizio dicevo Iron, perché mi veniva a dire Iron, che era ferro. Vabbè. Taglio dimensionale non va, non va, attenzione, non me l'aspettavo. Tutta la voce ve la evito, perché anche c'è quel suono in mezzo che dà un po' fastidio. E quindi lo uso io. Ecco, to. Non l'avrei fatto sentire comunque, ragazzi. Niente di che, solo che può dare fastidio quando faccio il beep. Quindi ho evitato. Attenzione, attenzione, attenzione. Ora Bailong, bonus lento. Con Ade. E allora funziona la temibile orca. Bailong prova anche lui la soluzione personale, forse. Prova lo scatto anomalo. Sì, quanto forte è lo scatto anomalo, ragazzi. Da 1 a 100, 100.000, ecco. Ancora Bailong. Ancora lo scatto anomalo. Troppo forte, ragazzi. Troppo forte questo scatto anomalo. Vai con Fei. No, Fei, dove è finito Fei? Sei attaccante, caspita. Tira. Tutti addosso lì. Tutti addosso lì. Vai Goldi col tuo impasto. Non me ne frega niente di Goldi. Vi dico che voglio assolutamente l'armatura di JP. Che mi sento al sicuro con l'armatura di JP. Perché, vabbè, potrei averla presa con Goldi adesso, ma se passa o se la passa. cosa succede poi? Ok, lampi e fulmini. E uso il Miximax adesso. Che è sempre di JP. Non posso assolutamente farlo passare.
Perché Gold era così avanti? Boh. Giungla profonda, da non confondere con gola profonda. Tanti confondono. Pessimo, pessimo. Ok, andiamo avanti. Tiki Taka incredibile. Guizzi aerei. Andiamo. Tiriamola anche sulla bandierina. Cheat. Ancora ce la può fare con Guizzi aerei. Vabbè ragazzi, che parte torna dominata. Devo andare al 5-5-0 ragazzi, quindi c'è ancora un po' di, non dico suspense, ma quasi. Non vuole tenerlo, non vuole fare l'infimo. Quindi passiamo in mezzo per Arion. Ecco Arion, non vuole assolutamente nessun potenziamento, vuole un tiro così al naturale col vento supremo. Andiamo col vento supremo ragazzi, che bella che questa mossa. Senza Mixmas e senza spirito guerriero. L'avevo difficile con l'ancora navale, col Mixmas purtroppo. Però è stata una bella sfida questa qua anche finale. Bellissima tecnica anche, devo dire. Quindi ragazzi, spolliciate incredibilmente proprio. Spolliciate alla grande e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto e commentate. Mi raccomando. Tolgo il ritmo travolgente perché c'è quel suono, come dicevo. Io tengo a voi, tengo la vostra salute. E, vabbè, niente di che, non dovete preoccuparvi. Lampi e fulmini ancora. Questa sembra questa Spark che fa lampi e fulmini. Ah, simpatici. Siamo davvero l'unica che ci sta provando, Armatura, non ho capito se è il Mixmax anche sta tizia qua. Lo so. Diciamo adesso però. Oh, difesa? Dov'è la difesa? Per male mi tira uno come questo che non c'è niente. Quindi potrò fare. La mano del colosso miximizzato. No, colpo di battitore ragazzi, quella dell'Otaku. Che tecnica schifosa. Siamo ai punti, solo 117. Che da vedere, insomma. Contro 983 di JP. Mamma mia, che dominio. E allora ragazzi, avanti a Ryoma. Eugene, no, Fei, Eugene con la sua velocità scatta. Non me ne frega niente, lo spirito guerriero. Ci sarebbe da dare lo spirito guerriero a Eugene, come mi avete consigliato già nel luce da... Ragazzi, guardatevi la finale di Inazuma Eleven Go Luce. Guardate quanto forte è stato Eugene, per quello mi sa simpatico, se no non mi sarebbe simpatico. Che verità. E finisce qua ragazzi, 5-0 dominio Raymon. E ci siamo ragazzi, tanti pollicioni su, mi raccomando, per questo dominio Raymon. Super giusto giusto, alla fine sembrava tanto dominata, ma alla fine non ho avuto tante altre occasioni, quindi 5-0 giusto giusto, una partita splendida, da manuale. Bene, se tutto è così. E guardate ragazzi i livelli per due come vanno avanti. Io sto notando un livello 95 di JP ragazzi. Siamo sempre più vicini. Attenzione, cosa ho visto? Ho visto un 98 proprio di Eugene ragazzi. Fra poco avremo il nostro primo giocatore a livello 99. E sarà una svolta per questa serie. Perché alla fine, sì, è un po' come sfide. Quindi fare delle amichevoli, cercando di puntare alla S, divertirci insieme e tornare su questo gioco. Ma allo stesso tempo ragazzi, ricordo che bisogna portare la nostra squadra titolare al 99. Quindi ragazzi, fra poco ci sarà una svolta. Il prossimo episodio probabilmente troveremo Eugene al 99. Proprio lui ragazzi. Che figata. Ottimo. Solo per curiosità mia e vostra, andiamo a vedere un attimo qual è la prossima squadra che potremo affrontare forse. La New Inazuma Elite. Ok, il nome mi stuzzica tantissimo. Potremmo provarci direi. E vabbè ragazzi, per questo episodio è tutto. Spolliciate incredibilmente, superando i 200 like. Per il prossimo episodio iscrivetevi e commentate. Un saluto a tutti da vostro 49. Ciao ciao.